Ancora qualcuno, ovviamente lo ammetto. Buon pomeriggio a tutti. Per chi non mi conoscesse, sono Andrea Colonna, consigliere dell'Ordine di Alessandria, referente per la formazione, e vi porto oggi i saluti, ovviamente, dell'Ordine e della Commissione Formazione. Questo è l'ultimo corso del 2022, probabilmente, anzi sicuramente, l'ultimo in cui io interverrò come referente della formazione, perché a gennaio ci saranno le elezioni e io lascerò spazio a qualche altro collega che mi sostituirà in questa veste. Ringrazio innanzitutto per l'organizzazione del corso di oggi il collega Marco Ferrari, che mi ha veramente aiutato nella predisposizione appunto del programma dell'argomento degli argomenti di oggi. Ringrazio ovviamente i nostri relatori che si sono resi disponibili e ovviamente tutta la Camera Civile. Io prima di cedere la parola all'avvocato Buffa per i saluti introduttivi, vi ricordo che le modalità per la partecipazione per il riconoscimento dei crediti sono sempre le stesse, quindi occorre mantenere il video acceso e rimanere visibili. Prima della fine del collegamento verrà condivisa la parola chiave con tutte le istruzioni per l'invio, e a quel punto poi per i colleghi dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria saranno appunto registrati i crediti formativi sul sistema e con le nuove modalità che appunto sono state divulgate, quindi mediante accesso a Riconosco. Io lascio la parola alla collega Giovanna Buffa e vi auguro buon lavoro e buon pomeriggio di formazione. Grazie. Grazie. Avvocato Buffa ha il microfono chiuso. Buongiorno a tutti. Mi scuso per il disguido del microfono. Ringrazio anzitutto l'Ordine degli Avvocati di Alessandria e in particolare il collega ed amico Marco Ferrari, che hanno voluto organizzare con noi coinvolgersi ecco, nell'organizzazione di questo convegno, che diciamo e io naturalmente presento questo convegno nella mia qualità di presidente della Camera Civile del Piemonte, che ha avuto il piacere circa un mese fa tramite proprio il collega Ferrari, di aprire la sezione alessandrina della nostra Camera Civile del Piemonte, e che con molto orgoglio e soddisfazione lo possiamo dire, e quindi possiamo partecipare doppiamente contenti a questo convegno presso il vostro foro, anche se virtuale, ma che è sempre presso il foro di Alessandria. Nello stesso tempo, passo velocemente a due parole sul convegno di oggi, che vedrà impegnati come relatori due nostri validissimi e fondamentali consiglieri, l'avvocato Alberto Del Noce, che oltre ad essere stato per tantissimi anni presidente della nostra Camera Civile e attualmente vicepresidente dell'Unione Nazionale Camere Civili, nonché referente della Commissione per l'intelligenza artificiale presso l'Unione Nazionale Camere Civili. E così l'avvocato Filippo Vallosio, il nostro consigliere, tesoriere e vicepresidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ci intratterranno ciascuno sugli argomenti che avete visto elencati nella locandina. E su questo argomento dell'intelligenza artificiale, che certamente è un argomento nuovo, di interesse, per me piuttosto inquietante, devo dire, da un punto di vista, così come professionista, come donna, cioè l'idea di queste macchine che possono, in qualche maniera diventare, virgolette, intelligenti, a me personalmente fa un po' paura. Nello stesso tempo è un discorso di cui si parla da molti anni, che forse negli ultimi 5 anni ha visto un maggiore interessamento a livello anche europeo di normative e soprattutto anche di applicazioni anche in Italia. Ho visto, leggendo
preparandovi brevemente per questo micro presentazione di oggi. Ho visto che ad esempio qualche anno fa, dopo il dramma di Genova, del crollo del ponte di Genova, la Procura della Repubblica di Genova ha utilizzato nelle indagini che ha svolto anche degli algoritmi proprio relativi alla, proprio utilizzando l'intelligenza artificiale per fare determinate riflessioni sui capi di imputazione, eccetera. E quindi questo è una notizia che mi ha abbastanza impressionato, ma anche interessato. E quindi certamente oggi con molta curiosità sentirò maggiori lumi dai nostri colleghi, e senza rubare altro tempo, volevo dire ancora una cosa però importante, e cioè qualificare il motivo anche per cui l'avvocato Filippo Vallosio ci intratterrà, in particolare sull'applicazione dell'intelligenza artificiale al processo, e in particolare sulle novità che con il codice di procedura civile sono state inserite, il nuovo codice di procedura civile saranno inserite nel codice proprio con riferimento al funzionamento del procedimento telematico, perché l'avvocato Vallosio è stato professore a contratto dell'Università del Piemonte Orientale per l'informatica giuridica, ed è stato precursore dell'utilizzo del telematico, si possa usare questa parola, perché ha effettuato a Torino il primo deposito telematico dopo che era entrato in vigore il processo telematico, depositando un intervento in un procedimento di esecuzione immobiliare. E quindi questa era una piccola curiosità, aneddoto, che però presenta anche il nostro relatore. E passo quindi la parola ad Alberto Del Noce, che ci intratterrà sullo studio robotico giustizia predittiva, apocalittici ed integrati. Predittività Polgrecina. Grazie Giovanna. Grazie a te. Ho anche io un record, sono il primo avvocato a Torino che negli anni 90 ha depositato il primo ricorso per decreto ingiuntivo fatto con un computer che era un cassone enorme senza memoria fissa, gigantesco, e con i fogli moduli continui, perché all'epoca non c'erano le stampanti come adesso, ma c'erano quelle rotative. E mi ricordo che la cancelleria non voleva ritirare il ricorso perché era pinzato ed erano abituati invece con i fogli protocollo. Hanno dovuto telefonare a Roma per sapere se potevano prendere i fogli pinzati anziché protocollo, e poi dopo un po' Roma ha autorizzato. Quindi, come vedete, il mondo giuridico è già stato preso all'assalto. Quindi è una passione che ho sempre avuto sulla telematica. Però questa attenzione all'intelligenza artificiale nasce più o meno nel 2017. Prima, dando uno sguardo alla galleria delle fotografie di chi partecipa oggi a questo evento, mi dà ragione, perché vedo quasi tutti giovani. Era dicembre 2017. Dicembre 2017 stavo andando a Roma per una giunta, apro il telegiornale e il telegiornale Monte Carlo dà questa notizia. 2/3 dell'avvocatura nei prossimi anni si cancellerà per colpa dell'intelligenza artificiale. Allora, questa predizione poi in realtà non si è verificata completamente. Però questo ha destato in me, per esempio, una attenzione particolare, tanto è vero che su mia poi indicazione il congresso del 2018 dell'Unione Nazionale delle Camere Civili ebbe questo tema, cioè l'intelligenza artificiale nel mondo del diritto. Devo dire anche che questo tema è stato trattato quest'anno anche al congresso di Lecce, del congresso nazionale invece dell'avvocatura tutta. Non so chi ha partecipato. Ebbene, io ero nel gruppo di lavoro che il Consiglio Nazionale Forense ha creato prima del congresso, verso giugno-luglio, perché sui tre temi ha voluto creare tre gruppi di lavoro per poter costruire una guida, in modo tale che si potesse dare questa guida agli avvocati che partecipavano al congresso, e perché gli avvocati potessero capire di che cosa stessimo parlando. E abbiamo fatto, in una decina di avvocati di tutta Italia appassionati di questo tema, abbiamo redatto questa guida
molto laica, perché non voleva, queste erano le indicazioni, non da esprimere né giudizi negativi né positivi, ma dare un quadro di che cosa stavamo parlando. Allora io ringrazio molto l'Ordine degli Avvocati di Alessandria per questa sensibilità, perché come ha detto il Presidente Giovanna Buffa, e là, ma ringrazio anche l'Avvocato Andrea Colonna, che è stato un po' la colonna della costruzione di questo evento, l'evento odierno. Il tema, ormai l'intelligenza artificiale non c'è santo, non sconvolgerà così come qualcuno temeva, come la notizia giornalistica, però è entrata ed entrerà nelle nostre professioni. Allora, secondo me, noi dobbiamo assolutamente capire i processi come cambiano, capire come stanno cambiando. Abbiamo una fortuna enorme, secondo me, guardando il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, cioè di vivere questi anni molto curiosi, molto interessanti, pandemia compresa, un momento di grandi cambiamenti. Allora noi dobbiamo, come avvocati, non fare i soliti di arrivare sempre dopo, perché poi ci battono ormai le competizioni straniere. I dati lo dicono, sono in molti ingressi di avvocati stranieri in Italia e uscite di giovani avvocati verso l'estero. Allora dobbiamo capire qual è il panorama che si può profilare domani, riuscire a dare dei correttivi. Per esempio, noi come gruppo di lavoro abbiamo suggerito una conclusione che poi è stata raccolta come mozione congressuale, è stata portata come mozione congressuale. Vedremo che effetto avrà questa mozione, probabilmente l'avrà come tutte le mozioni, cioè rimangono poi in un cassetto, però intanto se ne parla. Ma io oggi volevo fare una premessa per cercare di far capire i cambiamenti che sono in atto. Poi due parole sotto profilo dell'intelligenza artificiale, non entrando nel merito ingegneristico. Qui c'è, ho visto tra i nomi un mio amico che è un grande ingegnere che ha una società che si occupa di queste cose. Io non entro nel merito perché non saprei, direi degli strafalcioni, guardo l'aspetto più giuridico che altro. Due indicazioni sulla giustizia predittiva e due indicazioni su quello che si è detto lo studio robotico, senza spaventare nessuno. Perché lo studio robotico? Nel 2020 doveva esserci un convegno nazionale sull'intelligenza artificiale che che coordinavo a suo tempo, e nel fine 2019, poi la pandemia ha fatto saltare tutto quanto, nel fine 2019, per capire di cosa stavamo parlando anche, sono andato a visitare alcuni studi in Italia, non dico italiani perché sono sette stranieri e uno italiano, studi, grandi studi, che usano già robot da tanti anni, per riuscire a capire di che cosa stanno parlando. Perché la confusione che spesso si fa è che si pensa che l'intelligenza artificiale la si avvicina alle banche dati, a quello che noi già abbiamo, e in realtà non è così. E allora, velocemente, se c'è lo spazio, vi racconterò qualcosa di molto interessante che ho visto in questi grandi studi che permettono anche di qualche riflessione sugli studi più piccoli, come il mio, come gli studi medi, che non saranno mai dotati di robot come hanno questi enormi mega studi internazionali. Allora, tanto per capirci, Paolo Benanti, che è uno dei più grandi esperti di intelligenza artificiale, fa parte anche, oltre a insegnare a Washington, fa parte del gruppo di saggi che lavorano col Ministero sull'Italia digitale, eccetera, ha detto che assistiamo in questo periodo non a un cambiamento, a un'epoca di cambiamenti, ma a un cambiamento d'epoca, quindi qualcosa di molto più grosso. E François Antoine Garapon, che è un grande magistrato francese, che è stato segretario generale dell'Istituto degli Studi Avanzati della Giustizia in Francia, ha scritto che ci troviamo oggi di fronte a un cambiamento di portata senza precedenti, perché si sta passando da una cultura, scrittura alfabetica, a una scrittura matematica. Può sembrare una battuta normale, una battuta così insignificante, in realtà
È un cambio enorme di paradigma. Tanto per farvi capire, si sta cambiando anche il modo di ragionare. Nei secoli si è ragionato in tre modi. Nell'antichità c'era un aspetto teleologico. Se uno chiedeva piove, e la risposta è perché piove, la risposta era perché bisogna far crescere l'erba. Aveva quindi era una risposta teleologica che poteva essere più o meno scientifica, poteva essere religiosa rispetto a un fine religioso, eccetera. Questo modello pian piano è cambiato, lasciando spazio alla scienza, che ha dato delle dimensioni, pensiamo a Newton, a spazi assoluti, tempo assoluto, e si è iniziato a parlare di causalità, per cui alla domanda piove si è risposto quando c'è una massa di aria calda che incontra la massa di aria fredda, e la massa di aria fredda crea vapore, e quando questo vapore riceve una spinta da verso basso più alta di quella verso l'alto, ecco che piove. Quindi è una risposta causale, e anche noi siamo abituati come avvocati a rispondere e a ragionare in senso causale. Nelle nostre cause abbiamo sempre questo incubo del nesso di causalità, che è il nostro indice importante. Oggi sta cambiando qualcosa. Con l'intelligenza artificiale non si parla più di causalità, ma di correlazione. E cioè, se uno si fa la domanda piove, la risposta è sì, perché sono tanti ombrelli aperti. Nel senso che si mettono una massa di dati tutti insieme, e se la massa di dati dà una certa risposta, la risposta è quella. È una risposta statistica, in correlazione, non più di causalità e neanche ormai teleologica. C'è un passaggio anche epocale sugli artefatti. Noi oggi cambiamo mentalità attraverso un artefatto che è un computer, un hardware dotato di un software. Nella storia c'è stato già una volta che l'umanità ha avuto un cambiamento nel 600 con la lente convessa. Paolo Benanti racconta sempre questo episodio, che è importante, perché racconta che con la lente convessa si è creato il telescopio, e di colpo tutto è cambiato, perché si è esplorato l'infinitamente grande. 300 anni dopo Freud ha anche detto che questo è stato un grande colpo gigantesco al narcisismo umano, per cui l'uomo non era più, perché prima si considerava il centro dell'universo, in realtà si è visto piccolissimo, non era più il centro dell'universo, ma l'universo era enormemente grande e lui una piccolissima parte. Ma con la lente convessa si è costruito anche il microscopio, dove si è esplorato l'immensamente piccolo. E allora anche questo è un altro colpo verso l'uomo, che ha scoperto di non essere un unicum, ma di essere un composto di tante piccole cose, tante cellule che lo componevano. Ecco, il computer oggi ha creato il macroscopio, e cioè che ha permesso a noi di esaminare, esplorare l'immensamente complesso. Questo è importante, perché il titolo, io ho voluto dare questo titolo Apocalittici ed Integrati per richiamare un vecchio saggio di Umberto Eco, che si chiamava appunto Apocalittici ed Integrati, perché c'è attualmente subito nel nostro mondo del giuridico un duopolio semantico, no? È tutto meraviglioso e fantastico, oppure una tragedia. Alcuni dicono che è stupendo, fantastico, coloro che hanno paura dell'innovazione, che è un istinto anche naturale, normale, dicono che è una tragedia. Non è né uno né l'altro, è come il vecchio passo biblico, come coltello che può tagliare il pane ma può anche uccidere, dipende come utilizziamo questo strumento, ma questo strumento quindi dobbiamo conoscerlo e imparare ad usarlo. In realtà noi vediamo oggi, siamo dilaniati, perché da una parte siamo qui davanti a fare un evento attraverso un sistema virtuale, e sicuramente avendo usato un'applicazione Zoom c'è anche una profilazione di carattere di intelligenza artificiale di quello in questo che stiamo succedendo. Sicuramente abbiamo tutti un telefonino, stiamo usando un'intelligenza artificiale sicuramente anche attraverso il telefonino,
Siamo contenti anche di poter fare finalmente anche quelle udienze inutili come precisazioni e conclusioni, oppure magari a volte la prima udienza dove chiediamo solamente le memorie istruttorie e farle con nota scritta senza dover passare ore in un corridoio in udienza. Siamo contenti anche di, io lo sto usando molto e vedo che tanti colleghi lo stanno usando, di fare le sessioni con i clienti anche in remoto. Non solo quando sono lontani, ma anche quando sono a Torino, in modo tale da spostarci anche poco, e in effetti questo è molto comodo. Poter depositare un ricorso al Tribunale di Cagliari seduti su una sedia, senza dover mandare un plico a un corriere che pensa lui a depositare il ricorso. Dall'altra parte siamo anche preoccupati di questa rarefazione dei rapporti. L'altro giorno si diceva anche con i colleghi che una volta la vera formazione senza crediti la facevamo nei corridoi quando andavamo in udienza, ci scambiavamo le ultime novità, non solo i pettegolezzi del tribunale, ma anche le novità giurisprudenziali, cosa diceva quella sezione. Ognuno portava il suo e si ritornava in studio arricchiti sia per le esperienze e scambi professionali, nonostante proprio a Torino siamo 6.000 avvocati, siamo tantissimi che ci consideriamo amici perché ci siamo visti e frequentati in quei famosi corridoi del tribunale. E siamo anche preoccupati e disagio perché l'intelligenza artificiale impone necessariamente una profilazione che in questo momento è un po' un far west. Allora, vediamo che cos'è, come nasce l'intelligenza artificiale. Ripeto, non è quindi la telematica solamente, è qualcosa di molto di più. Nasce nel 1956, quando 4 scienziati hanno proposto degli studi su che presupposto? Che si potessero raccogliere e codificare dei dati in modo tale che una macchina potesse avere delle funzioni cognitive come quelle dell'uomo, e che una macchina potesse vedere, ascoltare, comprendere il linguaggio, apprendere, ragionare come la mente umana. Su questa presunzione hanno iniziato a sviluppare un progetto di intelligenza artificiale. Quel progetto lì è quella che chiamano l'intelligenza artificiale generale, o quella forte. In realtà forse questa è ancora un po' indietro. Quella che noi conosciamo di più è quella intelligenza artificiale ristretta, o quella chiamata debole, e cioè che quella intelligenza, chiamiamola intelligenza, con l'utilizzo di algoritmi per raggiungere alcuni compiti specifici con delle prestazioni molto migliori rispetto a quelle umane. I computer elaborano dei dati, adesso iniziano già a uscire, essere prodotti dei computer quantici, no? E riescono a elaborare una massa di dati che noi non riusciamo minimamente a elaborare. E quindi questa è un vantaggio di queste macchine, machine learning o deep learning, che hanno questa funzione. Nel 2016-2017 il mondo giuridico ha iniziato anche a interessarsi, ma anche l'Europa, tanto è vero che parlavamo proprio, era dicembre del 2018, la CPEI, che è la Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, ha ritenuto doveroso scrivere una guida etica, una carta etica europea sull'utilizzo dell'algoritmo, perché già allora si è incominciato a avvertire che occorreva, proprio con quel sistema di correlazione che vedremo noi un po' meglio dopo, il sistema di correlazione era necessario però creare dei guardrail necessari per la costruzione, per un'evoluzione sostenibile, chiamiamolo così perché questo termine piace molto, sostenibile dell'intelligenza artificiale applicata al diritto. Perché questo mondo del diritto è stato anche invaso, è stato assalito, in senso buono, non aggredito, assalito, ma
dall'intelligenza artificiale, perché c'erano, il mercato imponeva da tempo due variabili, due valori che riteneva fondamentale. Uno, la velocità, e quindi velocità anche della giustizia, e l'altra, la certezza del diritto. Ma attenzione, non tanto la certezza del diritto, quella che noi abbiamo studiato all'università, e cioè è quella di norme chiare che potessero regolare dei comportamenti umani, ma la certezza del diritto soprattutto visto come una possibilità di avere una prevedibilità delle decisioni giurisprudenziali. Capite bene che poteva essere interessante, sono fatte in quel periodo delle prove, e delle prove che hanno lasciato colpiti. Per esempio, io cito questo il programma software Prometheia, Corte Superiore di Giustizia di Buenos Aires. Ebbene, hanno fatto una prova, un esperimento, 1000 casi ripetitivi. Ebbene, questi 1000 casi ripetitivi sono stati risolti in 7 giorni anziché 83, con tasso di successo parametrato alle soluzioni adottate dai magistrati, ma confrontato con le soluzioni adottate dai magistrati, un successo del 96% dei casi. Questo ha creato questo programma Prometa, e a questo punto è stato talmente interessante che anche il Consiglio di Stato di Parigi ha iniziato a provarlo e a studiarlo. 2017, nell'Università inglese di Sheffield, ha fatto un esperimento su 586 casi giudiziari decisi dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, hanno provato a fare una prova, ebbene, praticamente quasi il 97% delle decisioni della macchina, del software che hanno preparato come università, ha risposto in modo positivo e corretto rispetto alle decisioni prese dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel 2017, sempre in inglese e in Inghilterra, hanno fatto una gara, un case crunch, tra intelligenza artificiale e un gruppo di avvocati, ha vinto l'intelligenza artificiale con accuratezza 86,6% contro 62,3% degli avvocati. Si cita, molto spesso citano sempre 2016, questo è stato il periodo in cui è partita praticamente l'esplorazione. Nel Wisconsin hanno usato un sistema di algoritmi per studiare la pena di un imputato, quindi non tanto la sentenza di condanna, ma quanto stabilire come pena, in base alla profilazione dell'imputato, e stabilendo in base alla sua profilazione, e quindi dati raccolti anche sui social, su cosa scriveva, come appariva nelle reti, ovunque, hanno stabilito il suo grado di recidività. Allora, questo però ha un po' spaventato, tanto è vero che poi il sistema americano ha detto sì, però comunque è uno dei presupposti, non può essere l'unico parametro che può essere assunto per stabilire poi la pena del detenuto. È uno dei possibili componenti, ma deve essere sempre la decisione umana a decidere poi quanta pena dare. Allora, velocità. La velocità è un dato positivo, negativo per la giustizia? Mi ha colpito 3 anni fa all'inaugurazione dell'anno giudiziario, il procuratore generale di qui di Torino all'inaugurazione ha colpito un po' tutti, perché ha esordito dicendo: sapete una cosa, io ho convinto anch'io che fosse importantissima la velocità nel decidere. Sto riflettendo che forse è invece un male, è un danno. Lo vedremo alla domanda conclusiva poi che farò alla fine. Allora, a questo punto questa esigenza, allora, cioè il tempo della giustizia e la velocità, e sicuramente la macchina e il software è veloce, elabora dati molto più velocemente. La certezza del diritto vista come predittività porta inevitabilmente a immaginare una giustizia predittiva. Cosa vuol dire predittiva? Vuol dire cercare di capire, avere una decisione, avere la possibilità di capire se un proprio caso sarà definito positivamente o meno attraverso un software che analizza i dati
e può dare subito un responso per dire sì, questa tua controversia ma può avere un esito felice oppure no, sarà respinta di sicuro. Questo il mercato dice è un valore fondamentale perché velocizza i processi anche commerciali, deflaziona la giustizia e rende più veloce lo scambio delle merci. Diamo dopo semmai dei dubbi. Allora, in che modo si possono elaborare i dati? Ci sono due modi sostanzialmente, un metodo deduttivo e un metodo induttivo. Metodo deduttivo, che è quello che all'inizio si pensava fosse importante, fosse quello decisivo, e cioè si immagazzinano tutti gli atti difensivi degli avvocati in una grande banca dati, si creano degli algoritmi che analizzano in tempi rapidissimi tutti gli atti dall'analisi di questi atti difensivi e confrontandoli con le decisioni, il software dovrebbe dedurre la prevedibilità di una sentenza futura. Questo è un metodo che è stato un po' abbandonato, nel senso che non si attagliava a molte materie, come per esempio in materia minorile. Il metodo che è quello che ormai sta per essere studiato di più, e ci sono già 5 corti d'appello in Italia che stanno facendo sperimentazioni, quindi ricordiamoci che quindi è un processo inevitabile questo, sono già 5, per esempio la Corte di Appello di Brescia è la prima che ha iniziato, hanno utilizzato il metodo induttivo, quale? Cioè non si caricano sui software gli atti difensivi degli avvocati, si caricano solamente le decisioni delle giurisprudenziali e attraverso la correlazione, ecco quel discorso che si faceva prima, la correlazione più dati uno ha e più attraverso il metodo correlativo dovrebbe uno raccogliere e dedurre la prevedibilità di una propria controversia. È un fatto, ripeto, sono già 5 corte d'appello che stanno procedendo in tal senso. C'è una recente anche proposta di legge, 5 maggio 2022, quindi di pochi mesi fa, dove all'articolo 5 bis di questa legge 27 si propone una modifica, l'introduzione all'articolo 5 bis nella legge 27 luglio 2212, statuto del contribuente, perché ricordiamoci che la prima esperimento che verrà fatta di intelligenza artificiale sarà in materia tributaria ed è lì infatti che stanno nascendo grandi problemi. Capirete, vi spiegherò il motivo per cui i problemi sono enormi per quanto riguarda la giustizia tributaria. Comunque in questo progetto di legge noi leggiamo che qual è l'obiettivo di questa modifica? Certezza di diritto. Si dice che ogni persona deve essere in grado di valutare e prevedere in base alle norme generali dell'ordinamento le conseguenze giuridiche della propria condotta. Quindi ogni persona, non vuol dire ogni avvocato, ma anche il cittadino deve sapere che la sua controversia potrà avere un riscontro positivo o negativo. Secondo, principio di uguaglianza, ex articolo 3, comma primo della Costituzione, e deflazione del contenzioso. Eliminando, dice nel progetto, anche possibili soggettivismi giurisprudenziali, cioè si dice la macchina non fa quello che fa il giudice potrebbe sbagliare perché magari introduce degli elementi propri sotto quando deve decidere secondo equità, oppure siamo sempre umani, anche il giudice umano, ecco la macchina non essendo umana evita quel personalismo o soggettivismo che potrebbe creare degli errori giudiziari. Abbiamo la Corte d'Appello di Bari che ha avviato un progetto che si chiama Predicta, coordinato dal Presidente della Sezione del Dottor Michele Ancona. Abbiamo appunto, ripeto, la Corte d'Appello di Brescia. Se voi andate sul sito troverete già Corte d'Appello di Brescia ha già sul sito messo una specie di questionario, di test a imbuto
dove pian piano, mettendo, rispondendo alle domande che il sito fa, pian piano, alla fine vi dice è prevedibile che la causa vi dia ragione o è prevedibile che vi dia torto. Quindi è già in online una cosa del genere in via sperimentale. C'è la Corte di Cassazione e la Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia che hanno già stipulato un accordo per studiare una forma di costruzione di software con algoritmi per giustizia predittiva, e abbiamo anche la Corte Europea che sta facendo sta studiando un sistema giustizia predittiva, raccogliendo tutte le sentenze della Corte dei diritti dell'uomo, e se si legge il testo dei documenti della Corte Europea si legge uno strumento prezioso per evidenziare quali casi hanno maggior probabilità di essere violazioni della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. E si dice, sempre nel commento che si può leggere nei dati europei, si cerca di favorire l'accesso all'informazione, di liberare gli avvocati dai compiti ripetitivi e di ridurre la componente di arbitrio personale dei giudici, quello che io dicevo prima. Il fatto di liberare gli avvocati da compiti ripetitivi, noi dobbiamo anche stare attenti, questo lo stiamo dicendo da anni, stiamo attenti che anche il nostro mondo sta cambiando, noi dobbiamo non barricarci dentro una zona di comfort nostra, dove tutte le novità le abbandoniamo. Io mi ricordo che nel 2012 è uscita la legge sul sovraindebitamento, abbiamo fatto un convegno, aula di 100 persone, 3 avvocati, tutti commercialisti. Noi avvocati abbiamo sempre... nonostante la legge preveda 4 figure di cui gli avvocati possono essere tutte e 4 le figure, noi ci barichiamo attraverso magari un recupero crediti, quando già ormai da anni, per esempio, c'è nel campo europeo, c'è il decreto ingiuntivo europeo che può essere fatto anche senza avvocato, e sappiamo tutti che ci sono allo studio dei progetti di legge che anche in Italia per il decreto ingiuntivo si vuole copiare il sistema del decreto ingiuntivo europeo e svincolarlo dalla necessità di avere un avvocato solo per avere un decreto ingiuntivo. Quindi stiamo attenti che il mondo cambia anche velocemente, non da proroghe, no? Quindi non rifiutiamo sempre nuovi sbocchi professionali e nuovi campi esplorativi. Allora, di fronte a questo, prendendo un po' quello del mio contributo che ho fatto alla guida, io ho fatto delle considerazioni veloci, perché poi cerco di essere più rapido possibile. Allora, la prima è semantica, cioè dire giustizia predittiva secondo me è già un errore, ma tanto non cambieremo, perché in realtà forse sarebbe più corretto dire giustizia previsionale. Il fatto di dire predire vuol dire già, in termine significato etimologico, di predire, cioè dire qualcosa che avverrà di sicuro, che sarà una sicurezza quello che io sto dicendo. Mentre questo è una previsione di risultato. Voi direte, vabbè, è una questione terminologica. Non è solamente una questione terminologica, perché noi sappiamo benissimo, ormai le neuroscienze hanno spiegato benissimo che attraverso i termini noi creiamo anche delle credenze. E allora più noi che diamo delle credenze fideistiche, cioè che la macchina darà risultati positivi e dirà sì, hai torto, sì, hai ragione in base a una tua controversia, non andrai neanche dall'avvocato perché la macchina ti ha detto che tu perderai, darà anche un fideismo verso la macchina spesso improprio, perché non si comprende neanche i prezzi di questo fideismo. E si dà anche un'immagine antropomorfica a questa macchina che non ha. Un'altra precisazione, si fa una confusione tra accesso all'informazione e accesso ai dati. Allora, i dati riferiti a una persona sono enormi. Noi non ci rendiamo conto, ma l'abbiamo letto tempo fa, solo Facebook, attraverso i like che noi mettiamo, può stabilire se siamo addirittura bianchi o neri, di che colore politico siamo, di che religione. Penso che voi vi siate accorti tutti che i post che voi vedete sono tutti post
che seguono le vostre inclinazioni, le vostre indicazioni, le vostre credenze. Non, a me non arrivano post strani, diverse da quelle che sono le mie inclinazioni politiche piuttosto che giuridiche. I dati non hanno nessun, i dati messi così non hanno nessun valore se non sono inseriti in un contesto. È il contesto che dà il senso anche a questi dati. E la neutralità dei dati, degli algoritmi, è un mito. Cioè dobbiamo stare attenti che questi algoritmi sono delle formule. Io non so, io sono un po' più vecchiotto, sono del 54. Io mi sono divertito tantissimi anni fa sul Commodore, no? E mi ricordo i primi algoritmi che si costruivano era if, go to. Allora, questi algoritmi non arrivano dal cielo, vengono costruiti. Notare che la Corte d'Appello di Brescia sta lavorando con Deloitte, altra Corte d'Appello di, mi sembra, Venezia, sta lavorando con Microsoft o con altri. Cioè, le Corti d'Appello in questo momento stanno lavorando non da sole con il mondo giuridico come esperti, ma il mondo della grande informatica, che ha delle logiche sue, ha delle corrette logiche sue che non sono quelle per forza nostre proprie di giuristi. Allora, si possono creare quelli che chiamano i filter bubble, no? È facilissimo, ci sono già ormai i filter bubble, che sono gli echo chamber, chiamano, no? Quello che io dicevo, il post che in fondo arrivano, perché addirittura mi è capitato di un mio amico, mi ha detto: ma sai che ogni tanto Google mi sembra che mi legga nel pensiero, perché faccio una richiesta e mi risponde esattamente su quell'argomento che io volevo cercare, pur scrivendo magari tre parole. Ma per forza, perché siamo talmente profilati che il software in fondo sa già dove stiamo andando a parare. Ma dal sapere dove stiamo andando a parare è facile anche dire dove mi vuol fare parare. Sempre nel 2019, quando sono andato a trovare poi ve lo citerò, il DL Pipers, è lo studio più grande al mondo di avvocati che si occupano di attività commerciale, mi ha fatto vedere un video cinese. E mi ha fatto vedere, 2019 era, e mi ha fatto vedere un video cinese dove si vedevano dei cinesi che non solo per uscire dalla Cina, ma per andare da un quartiere all'altro, dovevano passare attraverso dei tornelli col cellulare, facevano passare il cellulare e il tornello diventava rosso-verde, permetteva di passare o non passare. Ma cos'è che permetteva di passare o non passare? Era la profilazione di quel cinese che metteva il telefonino. Per cui se era attraverso i suoi social, le mail, ciò che è scritto, ciò che ovunque i dati e le informazioni che lui ha sparso nel mondo, la sua fedeltà politica non è così corretta, ebbene, quel semaforo diventa rosso, oppure diventa verde, oppure la sua polizza assicurativa costa di più, oppure il suo figlio per esempio non va nella scuola migliore o va nella scuola peggiore. E mi ricordo che quando guardavamo questo, ridevamo, diciamo, ma per fortuna qui in Italia e in Europa non capiterà mai. Dopo un po' di mesi, a pandemia, eravamo tutti con i Green Pass. Allora, voglio dire, appunto, non sto facendo considerazioni sul Green Pass sì, Green Pass no, ma solo per far capire che i passi sono veloci anche, e per far capire che i filter bubble sono sia di ingresso ma anche di uscita. Allora, e questi algoritmi possono diventare delle scatole nere, spesso addirittura inintellegibili. Mi piacerebbe, poi chiederò a Bruno Boggio, che mi sembra che stia seguendo, chiedere se è vero o meno, ma mi dicono che anche spesso coloro che scrivono gli algoritmi non si rendono conto mai di un errore che stanno componendo, che può nascere, è già successo nella storia in materia borsistica, per esempio, degli errori degli algoritmi che hanno creato in pochi secondi sfacelli in borsa. Altro dubbio che abbiamo portato avanti nella guida che abbiamo portato al congresso è il valore normativo della giustizia predittiva. Cioè, se io dico che attraverso quel sito della Corte d'Appello di Brescia emetto i miei dati della controversia e questa controversia porta a dire no, la tua causa sarà persa di sicuro, in fondo io sto dando una forma di normatività
no? Integrativa alla legge. Ma quale valore ha questa predizione? Quindi si affianca, supera la norma anche? Questo può creare grandi problemi ai magistrati e agli avvocati, perché la scrittura alfabetica ha permesso nella storia una plasticità, e cioè l'interpretazione della norma. E attraverso l'interpretazione della norma siamo riusciti anche a seguire nel mondo giuridico l'evoluzione dei costumi, per esempio. Una volta andare senza costume in spiaggia era un reato, oggi non lo è più, ma questo attraverso l'interpretazione della norma, che attraverso l'interpretazione alfabetica e l'interpretazione giurisprudenziale ha seguito un po' l'evoluzione dei costumi. La norma matematica non tollera l'interpretazione, invece. Allora, avrà il coraggio un magistrato di dire no, ma io su quel tema lì vorrei dar ragione, non torto, anche se il software dice che avrebbe torto. Io vorrei cambiare la giurisprudenza. Tanto anche la Cassazione ha cambiato giurisprudenza addirittura in pochi mesi. E per l'avvocato? Abbiamo l'esperienza dei medici, che sono esenti da responsabilità se seguono la linea guida, ma se non la seguono non più. Avrà il coraggio l'avvocato a seguire il cliente che, nonostante che magari il sito della Corte d'Appello di Brescia dica no, guarda che tu avrai torto, io mi sento invece di sostenere una tesi diversa, vado avanti, perdo la causa, il mio cliente mi fa la causa e probabilmente avrò un'azione di responsabilità, perché io non ho seguito la giustizia predittiva che già mi diceva guarda che tu avrai torto, e magari sarò anche condannato alla lite temeraria. Allora, poi ci sono i rischi di profilazione. Sempre facendo quella esplorazione, io ho trovato due colleghi americani mi hanno mandato due articoli che mi hanno sconvolto. Per fortuna in Europa non sarebbe possibile, ma in America funziona. Per adesso non è possibile in Europa. L'Europa è dotata di un codice sulla protezione dei dati, è fantastico. Siamo l'unico area del mondo che ha per adesso ancora una disciplina che tutela la privacy, eccetera. Ci sono due programmi, mi hanno fatto avere questi due colleghi americani, uno si chiama Premonition e l'altro Rebel Law. Allora, Premonition ordina agli avvocati per win rate, cioè ti dice qual è l'avvocato migliore in base al successo che lui ha avuto nelle cause. Più cause ha avuto e quante tasse di vittoria che ha avuto, più lui ha degli asterischi, come una specie di trip advisor dell'avvocatura. Ma quello che è interessante è Rebel Law, che invece è la profilazione dei giudici, nel senso che attraverso le mail che usano i giudici, le sentenze che usano i giudici, da tutte le informazioni che compaiono sulla stampa, sulle televisioni, su tutto quello che è dei giudici. Io domani ho un'udienza davanti al dottor Vallosio, che è il giudice della mia causa, e il programma mi dice guarda che il dottor Vallosio è incline a questo, è appassionato di arte, nel tuo atto devi scrivere qualcosa che citi l'arte, odia i cacciatori, stai attento a non scrivere quello, a non scrivere quell'altro. Capite bene che è micidiale una cosa del genere. Si crea anche la possibilità del forum shopping, perché appunto io dico, ma caspita, io ho questo giudice Vallosio, non te la prendere Filippo, domani fuori dalle mie corde ritiro la citazione e spero che venga scritta davanti a un altro magistrato, cioè voglio un altro... Allora, sillogismo e metodo induttivo, siamo sicuri che questo sia il sistema... Perfetto. Ricordiamoci che anche la matematica sta dicendo che più dati io metto, non è detto che io con più dati attraverso il sistema della correlazione riesco a ottenere una previsione corretta. Anzi, molto spesso si dice metti più dati possibili così confondi le questioni. Si rischiano due cose. Una norma situazionale.
come quella del cinese, e cioè che una norma che viene adattata non è più generica e astratta come la nostra norma, ma una norma che si adatta ad Alberto Del Noce, perché Alberto Noce ha una profilazione che è molto diversa da quella di Filippo Vallosio e di Giovanna Buffa. E quindi a quel punto la normativa e le indicazioni normative verso di me saranno diverse rispetto a quelle e quelle altre. Ma anche l'altro rischio sono le correlazioni spurie. Allora, se io faccio la domanda a una macchina oggi e gli dico quale sarà il prossimo presidente americano, sicuramente la macchina oggi, in base alla correlazione e in base alle votazioni che prende, tutte le votazioni che sono state in questo secolo, mi dirà che sicuramente il futuro presidente americano sarà un uomo, avrà tra i 50 e i 70 anni, forse è raro, potrebbe essere di colore, ma è forse poco probabile, ma sarà sicuramente un uomo. Allora, come vedete qui, stiamo creando un pregiudizio solo perché non c'è mai stato una donna presidente, e questo sistema di pregiudizio si ripercuote e si amplifica quindi addirittura il pregiudizio. Ma poi ci sono le correlazioni spurie, cioè hanno fatto degli esperimenti e hanno detto che cosa? Hanno messo, per scherzo, i dati di incidenti stradali della Nissan e i suicidi, e hanno visto che un picco di incidenti della Nissan c'era un picco di suicidi. Cosa faccio? Deduco che quando si suicidano sono le macchine Nissan che spingono la gente a suicidarsi? Oppure non danno senso? Questo è un esperimento che hanno fatto. Hanno chiesto alla macchina come si può eliminare il cancro, e la macchina ha risposto uccidendo gli uomini. Ed è una risposta corretta sotto profilo matematica, ma perché non, i dati da soli non hanno un senso se non hanno, non sono inseriti in un contesto. Dato che sta finendo l'ora dato, io vorrei dirvi solamente due cose sui studi che ho visto. Allora, io sono andato a trovare D.L. Piper, che ripeto è il più grande al mondo, poi Baker McKenzie e Portolano, che è l'unico italiano. E vi salto perché può non interessare, perché io non so quanti qui sono di studi internazionali. E subito anch'io ho detto, vabbè, ho visto delle cose magnifiche fatte con questi robot, perché D.L. Piper usa Kira, Baker McKenzie usa Luminance, sono programmi di intelligenza artificiale diversi che apprendono, sono machine learning, che imparano da sole, e più immettono i dati gli avvocati, più queste macchine imparano. Ho visto per esempio mi ha fatto vedere tutto quel Kühne, che è il titolare dello studio tedesco, perché è uno studio tedesco D.L. Piper, l'ho visto quello di Milano ovviamente, mi ha fatto vedere l'acquisizione di un centro commerciale gigantesco. Una volta mi diceva dovevano essere 200 avvocati più altrettanti collaboratori, lì erano in due, e una volta occorrevano 6-7 mesi per fare la due diligence, loro ci mettevano neanche una settimana, perché il programma caricato con tutti i documenti possibili in quel centro commerciale riusciva, traducendolo in via istantanea in tutte le lingue, per cui un socio canadese poteva leggere in francese e un socio tedesco lo leggeva automaticamente in tedesco, anche i PDF italiani, tanto per dirvi. In pratica la macchina rappresentava le anomalie, tutti i problemi che, in tutti i settori, le locazioni dei centri commerciali, i campi, rapporti di lavoro, tutto quanto, eccetera, no? E fin lì ho detto, beh, sono beati loro, sono grandi studi, ma tanto io non lo farò mai. Il problema sono due cose che voglio riportarvi. Uno è sulla mentalità, nel senso che mi dice, cito perché mi sono segnato a suo tempo le parole sue, mi dice questo avvocato Kühne, mi dice, guarda che la velocità è la base di tutto. Stiamo entrando in una nuova dimensione e le esigenze del mercato stanno facendo diventare vecchia ogni tappa appena raggiunta. Mi dice, è molto più importante per noi dare al cliente una risposta velocissima, anche se dubbia, piuttosto che una risposta certa, ma lenta.
Poi loro cosa hanno? Questo grande programma, questo grande software di intelligenza artificiale ha anche un'app, un'app dove i loro clienti possono inserire sabato, domenica, quando io il mio studio è chiuso, qualsiasi domanda, richiesta di parere, e il cliente ha la netta sensazione che gli stia rispondendo un avvocato, perché vi assicuro che sembra che gli stia rispondendo un avvocato, in realtà è la macchina che gli sta rispondendo. Allora, a questo punto incominciano a entrare nei campi miei, perché magari il cliente gli chiede delle cose, magari di locazione, nel condominio, che magari faccio anch'io, ma a quel punto io non sono efficiente, mentre quello studio lo sarà sicuramente. L'altra cosa, sempre altro studio, quello di Baker McKenzie, mi dicono sopravviveranno i grossi studi globali, le boutique, non so quanto in Italia, però sicuramente noi italiani siamo tantissimi e ci sono già stati 76.000 cancellazioni dall'albo professionale in questi ultimi anni. E in più, dall'anno scorso è la prima volta che avvertiamo una inversione di tendenza con pochi iscritti a giurisprudenza all'esame d'avvocato. Dice McKenzie, mi dice, vincerà chi è più veloce, chi fa più ricerca e sviluppo, chi ascolta di più i bisogni dei clienti. Abbiamo smesso di far pagare i servizi in base al tempo impiegato, perciò dobbiamo diventare più efficienti. Questo è, mi sembra, e dobbiamo cambiare la nostra cultura. L'avvocato del futuro non è più chi viene chiamato solo per risolvere i problemi, ma deve mettere al centro il cliente e accompagnarlo in tutte le sue scelte. Lo studio legale sarà sempre di più una piattaforma che riunisce non solo avvocati, ma anche economisti, project manager, esperti in tecnologia. Questo va bene, sono criteri per i grandi studi, però sicuramente con pillole che devono anche informare il futuro dei nostri studi. Remo Danovi, che è un grande avvocato con cultura nostra, più tipica nostra, comunque a un convegno che ho organizzato io sempre sull'intelligenza artificiale, ha detto a un certo punto chi non rimetterà in discussione i suoi strumenti, i suoi studi, finirà ai margini della professione. Allora, le ultime conclusioni, poi così lascio la parola dei tempi perfetti, come da intelligenza artificiale, sono le 16, dovevo parlare un'ora, sto finendo alle 16. Io ho una convinzione, la giustizia è una scienza? No, è una scienza esatta? No. La scienza vuole, non dice cose vere, ma dice cose esatte. Noi dobbiamo dire più o meno cose vere. Qui è la verità, noi sappiamo bene che ha due binari. Spesso mi capita di raccontare quando si parla di strumenti alternativi, mediazione e giustizia. Un mese fa avevamo un convegno insieme al dottor Di Capua, che è uno dei più grandi giudici torinesi, e mi confortava, anche lui la pensava così, nel senso che la risposta dello Stato nella giustizia è una risposta di legittimità. Può coincidere con la giustizia, ma è di sicuro una risposta di legittimità. La gente, i clienti vengono da noi per avere una risposta di giustizia. Sono due cose molto diverse. Allora è chiaro che questo sistema di giustizia predittiva va sempre più verso la legittimità e non verso la giustizia, e c'è quell'interpretazione. O è bianco o è nero. La matematica, ripeto, non ammette interpretazioni. Per la matematica 1, 0, 2, cos'è? 1x, beh, o è bianco o è nero. In realtà noi sappiamo bene che la vita è fatta di grigi e noi siamo abituati, e noi non dobbiamo perdere di vista questa nostra grande funzione, e la funzione invece più umanistica, e cioè di fare risaltare nell'ambito anche della giustizia i grigi dei nostri clienti. Per la scienza il meccanismo deve funzionare e non fa distinzione tra esistenza e funzionalità. Allora, io taglio velocemente e dico che cosa. Allora, noi nella guida abbiamo fatto una proposta che è stata raccolta dal Consiglio Nazionale Forense all'unanimità, ed è uscita una mozione approvata all'unanimità. Abbiamo detto che cosa? Abbiamo tradotto un invito di Benanti, ho iniziato con Benanti e chiudo con Benanti, cioè Benanti dice bisogna dare un senso a tutta questa massa di dati che è il petrolio del nostro secolo. Un senso, questo senso lo può dare l'etica. Come?
Ovviamente l'etica non è solamente non può essere fatto di valori astratti cartacei, ma bisogna tradurli in codici che la macchina possa comprendere, perché se no sono dei bei pensieri, ma che la macchina stessa non può recepire. Quindi dobbiamo tradurre dei valori, infatti si parla di algoretica, dei valori etici anche da inserire in questi algoritmi, anche in modo tale da costruire dei guardrail che diano anche un senso umano, perché stiamo assistendo a una situazione strana, che le macchine si stanno umanizzando e gli umani si stanno macchinizzando sempre di più. Allora, noi abbiamo suggerito di istituire un garante, un'agenzia, quello che si è, fatta di giuristi, filosofi, ingegneri, quello che è, da affiancare a questi progetti che le corti d'appello stanno facendo, perché occorre che ci sia un garante, una forma di garanzia che che questi valori etici e questi sensi dell'umanità nostra siano garantiti anche nelle formule matematiche che vengono fatte in futuro, che sicuramente è un futuro che ci aspetta con giustizia predittiva, ma che abbiano questi guardrail che non disumanizzino la nostra professione. Ho cercato di sintetizzare al massimo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Alberto per questa affascinante avventura in cui ci hai portato e ci hai proiettato, e che effettivamente apre delle enormi, dei confini grandissimi di fascino da un lato e timore dall'altro, quindi confermo un po' quello che era la mia apertura iniziale, perché come sempre tutte le cose nuove fanno un po' paura, e io mi annovero tra coloro che hanno questa sensazione, nello stesso tempo mi rendo conto del fascino e dell'enorme portata di queste novità, e ti ringrazio per come le hai rese nel tuo solito modo brillante di esporre, di cui veramente ti ringraziamo molto tutti quanti. Grazie a te. E quindi passo la parola all'avvocato Vallosio, che appunto ci intratterrà sulla un po' un'applicazione pratica dell'intelligenza artificiale attraverso il processo telematico, e quindi in quello che è l'applicazione al processo telematico che viene recepito il recepimento nell'ambito del codice di procedura civile di prassi di utilizzo del processo telematico che oggi sono state costituite come norme, saranno delle nuove norme con cui dovremo confrontarci, norme compartimentali di utilizzo del sistema con cui ci confronteremo a partire dal giugno 2023. Grazie Filippo, a te la parola. Beh, grazie per la parola, innanzitutto buongiorno a tutti. Nell'ordine, un ringraziamento al COA di Alessandria, è la seconda volta che mi invita, o si è distratto o la prima volta non è stata così malvagia, ovviamente, e quindi ringrazio tutti i colleghi di Alessandria e in modo particolare anche tutti coloro che hanno aderito alla nostra camera, anzi alla vostra camera. Prima di iniziare volevo fare una domanda ad Alberto, partendo da due presupposti. Io sono assolutamente favorevole alle novità, sono favorevole al diritto dell'informazione, di quale tanto si è parlato, soprattutto in chiave deontologico, pubblicità, che dir si voglia, e sono altrettanto favorevole alle novità, chiamiamole genericamente telematiche. Una mia impressione sulla giustizia predittiva, che in realtà Alberto sa meglio di me, è una cosa del quale non qui, ma più o meno si parla da una ventina d'anni circa, ho sempre l'impressione che nasca vecchia, cioè non avendo la capacità di elaborare quella che poi è l'elaborazione giurisprudenziale, si blocchi sempre su una determinata struttura, su un determinato gruppo di pronunce che in tutte le materie che noi conosciamo, dal bancario al societario al penale, ai condomini, qualunque, ha avuto delle evoluzioni, magari è stata per 10 anni fissa su determinati principi che poi improvvisamente sono cambiati. Io confesso, pur essendomi interessato, che non ho ben capito quale sia il modo di adeguamento.
La risposta alla fine, ovviamente non voglio... prima di iniziare ringrazio anche l'avvocato Buffo per la suntuosa presentazione che mi ha attribuito una sola precisazione. Sono uno dei vicepresidenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, peraltro che, come dico, ormai da qualche tempo volge verso il desio, perché il 31/12 di quest'anno cesserò le funzioni definitivamente, perché appartengo già al primo biennio, al primo doppio mandato, e quindi sono passati 8 anni e cedo la palla a altri colleghi, alessandrini, torinesi, eccetera. Detto ciò, la telematica è sicuramente un nemico che non puoi battere, e allora ti devi alleare. Quindi seguo il principio. Però vorrei partire dall'antico per una riflessione che ho fatto quando ho approcciato la riforma Cartabia, che ho guardato nel suo complesso, poi ovviamente mi sono dedicato allo specifico, a quello che io chiamo l'home justice, la giustizia domestica, un po' come l'home banking. Leggo una frase che si capisce che non è di ieri mattina, poi vi darò la data, l'autore e il libro. Che la giustizia sia lenta io non contesto di sicuro, nego che la lentezza proceda da questo o quel rito, perché tutti i riti sono buoni e nessun legislatore ha mai pensato di introdurre un rito che favorisca la mora dei giudizi. Chi abbia esercitato intensamente la professione, noi, e solo questi ha il diritto di parlare, cito sempre, sa due cose. La prima, che la lentezza del giudizio è per grandissima parte fisiologica. La seconda, che la patologia del giudizio non sta nelle forme, ma nel formalismo. Tralascio il resto del pensiero. Lo scriveva, come nella prefazione del libro, Il fallimento, il Satta, che non è proprio uno di quelli che passa di lì per caso. Là, perché ho fatto questa premessa un po' âgée? Perché leggendo la riforma Cartabia, che così lo dico più per me che per chi ci ascolta, è contenuta nel decreto legislativo 149 del 10 ottobre di quest'anno, che ha attuato la legge delega 206 del 2021, avrebbe sostanzialmente 3 capisaldi: speditezza, semplificazione e razionalizzazione. Questi sarebbero i principi che dovrebbero far, come si può dire, transitare la giustizia da una giustizia di natura tradizionale a una giustizia di natura innovativa, ad una giustizia collaborativa, che non so bene esattamente che cosa voglia dire, e meno dispositiva, e dovrebbe privilegiare come principi generali anche i riti cosiddetti alternativi, che vengono definiti dal Ministero giurisdizione forense, mediazione, negoziazione assistita, che avrà, come qualcheduno magari ha già avuto modo e tempo voglia di leggere, anche una fase di sorta di possibilità di acquisizione della prova analoga a quello del giudizio penale, e scimmiottando nell'accezione non negativa ma alla disclosure dei sistemi anglosassoni. Vedremo se la realizzazione sarà quella che è desiderata. Certo, e il tramonto di quella chimera meravigliosa che tutti abbiamo sentito, chi non è più chi non ha appena iniziato, insomma, lo fa da qualche anno, ha sempre sentito parlare in tutte le riforme più o meno a macchia di leopardo, dell'oralità. L'oralità, il processo orale, meraviglioso, bellissimo sulla carta, ma nella pratica sappiamo, in civile soprattutto, che in civile è staccato, che non è mai stato possibile, e gli stessi magistrati, tutti noi, qualcheduno lo conosciamo, mille volte ci hanno detto: avvocato, io su certe cose impegnative, eccetera, preferisco che ci sia uno scritto elaborato che posso condividere o non condividere, ma che mi permette di conoscere i punti. In difetto non riuscirei a focalizzare il problema se tutto ciò fosse orale. Con questa riforma dovrebbe definitivamente abortire il principio che è dell'oralità. Cercando di fare una cosa che possa essere utile, ho provato a individuare quelli che sono, secondo me, chiave informatica e telematica,
i punti fondamentali della riforma e li ho riassunti sostanzialmente in 6 punti. La prima è quella che io chiamo, in realtà andando a pescare anche da altri che hanno parlato di questa materia, quindi non ne rivendico la primogenitura, l'home justice, cioè la giustizia domestica di casa, un po' come l'home banking, diciamo, principio che farà sì che l'attività amministrativa collegata a quella giudiziaria, ma accanto a questa anche buona parte dell'attività giurisdizionale, finché si può, passerà attraverso delle piattaforme telematiche di gestione del processo. La cosa più banale è, cosa che facciamo già adesso, il contributo unificato, la verifica dei beni pignorati. Vedremo anche qui, in realtà la mia impressione preparandomi l'incontro di oggi è che si sia sostanzialmente processualizzato ciò che era figlio o di norme dettate dall'urgenza, cioè nel periodo del Covid, quindi pandemico, oppure da discipline che i singoli tribunali hanno poi applicato per lo svolgimento dell'attività. Il secondo punto sarà la preminenza e prevalenza delle comunicazioni tramite PEC o upload. Non vedremo nell'analisi dei vari articoli che si va anche per gli ufficiali giudiziari verso comunicazioni solo più di natura telematica. Sinteticità e chiarezza degli atti di parte. Grandissima discussione sul che cosa si intende per sinteticità e chiarezza, è facile da dire, non sempre facile da applicare. Schemi predeterminati va benissimo, forse, ma anche lì non per tutte le materie, non in tutte le materie si può essere sintetici, ma con la sinteticità può essere più o meno elastica in relazione alla materia che deve essere trattata. Questo avrà dei riflessi, secondo le indicazioni, su non tanto sull'inammissibilità dell'atto che era stata ventilata all'inizio, ma sulla liquidazione dei compensi che verranno liquidati ai minimi. Anche lì vedremo quale sarà poi la completa applicazione, perché se ci discostiamo dal concetto del format, la domanda banale è chi valuterà se il mio atto è più sintetico o meno sintetico di quello dell'avvocato Buffa, dell'avvocato Ferrari o dell'avvocato Del Noce, perché dovrebbero essere sintetici tutti uguali, non sintetici a secondo delle simpatie. La quarta, ed è quello che si aggancia a quello che ho appena detto, è atti e provvedimenti nativi digitali, già adesso noi parliamo di atti nativi digitali, eccetera, sintetici secondo schemi predeterminati, quello che ho mescolato nella puntualizzazione di prima, udienze e collegamenti da remoto e elenchi informatizzati di banche dati aperte alle parti. Questi sono i 6 punti sul quale, a mio avviso, si articola. Allora, tutto questo ovviamente ha una sua trasformazione normativa. E io mi sono andato a prendere un po' gli articoli che in modo particolare si riferiscono al giudizio, perché sapevo che l'avvocato Del Noce avrebbe volato molto alto, allora io ho riportato tutto all'artigianalità e ho pensato di offrire una parte del nostro incontro a profili un pochettino più pratici. Devo dire, non ci sono delle grandissime, enormi novità, se non, come dicevo prima, il termine neologismo, la processualizzazione di prassi o di norme che sono contenute in decreti legislativi dettati, in decreti legge dettati dall'urgenza. Comunque, se andiamo ad analizzare la riforma Cartabia, nello specifico vedremo che nelle tanto neglette all'università quanto utili disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che nessuno studia mai quando fa l'università e poi si accorge che invece sono indispensabili per non commettere inciampi, è stato inserito un titolo nuovo, il titolo quinto ter, che a sua volta è declinato in 3 capi,
primo capo è quello degli atti e dei provvedimenti, il secondo capo è quello della formazione delle copie, della conformità, scusatemi, delle copie agli originali, e il terzo capo è quello dell'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza. Questi sono i criteri direttivi contenuti nell'articolo 17, lettere A, B, C, dell'articolo 1 della legge 206 del 21, cioè la legge di delega. Non è vero che tutto entrerà in vigore il 30 giugno. Allora, è vero che entrerà in vigore sostanzialmente la gran parte del codice il 30 giugno, ma ci sono alcuni pezzi che avranno già applicazione, pochi, vi dirò quali, che avranno già applicazione dal 1 gennaio 2023, quindi da fra una decina di giorni. A mio avviso non noteremo la differenza, però è opportuno sapere quale o meno. Intanto incominciamo a vedere questo gruppo di articoli, di alcuni leggerò il testo e farò un mio piccolo commento. Il primo è il 190, sono tutti declinati con quater, bis, ter, octies, eccetera, eccetera, e sono tutti 196. 196 è previsto che i documenti, che il deposito dei documenti di tutti gli atti di parte con l'assistenza di un difensore dinanzi al giudice competente per ogni tipo, fase e grado di giudizio, compreso quello di legittimità, debba venire con modalità telematiche generiche o anche mediante altri mezzi tecnologici. Non lo so quali saranno gli altri mezzi tecnologici, spettando al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche unicamente nel caso in cui i sistemi informatici non siano funzionanti o sussistano situazioni di urgenza. Qui potrei aprire una piccola parentesi riportando un caso da me vissuto, cioè il deposito di un documento in originale a seguito della verifica del disconoscimento di una firma. Io nel dubbio ho prodotto ovviamente come tutti telematicamente il documento, poi ho chiesto l'autorizzazione alla produzione dell'originale per fare poi la comparazione. Secondo questo principio generale questo non dovrà più, potrà più verificarsi, cioè il telematico sarà ovviamente con determinate criteri di conformità che adesso vedremo, sarà equivalente all'originale. Originale nel vero senso della parola. Non perdo tanto tempo sul pagamento col pago PA, che in realtà è figlio dell'articolo 14 del testo unico delle spese di giustizia, perché diciamo che è un'attività che ormai stiamo già sostanzialmente facendo tutti, ormai contributi unificati, marche, eccetera. Contributi unificati per i singoli lotti nelle esecuzioni immobiliari, li paghiamo ormai già di fatto tutti con sistemi telematici, non vengono più ammessi di fatto altre forme di pagamento. Chi si ricorderà, agli inizi si potevano anche pagare con F23 o F24, adesso questo di fatto sparirà. Il 196 sexies inizia a, come più dire, dare una prima forma a tutto quello che sto dicendo. Il titolo è perfezionamento del deposito con modalità telematiche. E qui, secondo me, questo ovviamente è un'opinione personale, c'è stato già un piccolo inciampo. Adesso vedrete, un piccolo inciampo, io questo l'ho individuato, non ha la presunzione di essere ovviamente quello, essere effettivamente un inciampo. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed ecco il pezzo a mio avviso ambiguo, ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza.
si applicano le disposizioni del 155, quarto e quinto comma CPC, il sabato, la domenica, la proroga, eccetera. Quindi, se gli atti e i documenti da depositarsi eccedono le dimensioni massima stabilita dalle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informatici automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni. Perfetto. Due aspetti che io ho individuato. Tanti anni fa, seguendo quanto aveva detto poc'anzi l'avvocato Buffa, il mio consiglio dell'ordine, mi aveva nominato nella commissione informatica che, insieme ai giudici, ai consulenti tecnici, ai magistrati, insomma a tutti, facevi i primi passi per l'informatizzazione del Tribunale di Torino. Allora si andava un po' a macchia di leopardo, alcuni erano informatizzati, altri no. Il primo problema che si era posto era il peso del documento informatico. Allora c'erano solo 10 gigabyte, che adesso, salvo che io mi perda qualcosa per strada, sono circa 30. Tutti noi sappiamo che spesso 30 gigabyte non sono sufficienti per il deposito e depositiamo in tranche, precisandolo nel nostro atto. Un problema di fondo che per alcune tipologie di atti possiamo depositare in tranche quando abbiamo poi il numero di ruolo. Quindi noi, non so, iscriviamo a ruolo una causa, abbiamo 100 documenti, riusciamo a produrne 50, possiamo produrre gli ulteriori 50 quando avremo il numero di ruolo della causa, se no non possiamo produrli come avremmo fatto una volta in un simpatico fascicolone. La norma non ti dice se questa esecuzione deve essere tutta contestuale, cioè tutta nello stesso giorno, dice mediante più trasmissioni. E se uno sfrutta, si cerca di non farlo più, l'ultimo giorno cosa capita? Mi sarei aspettato in una previsione nuova che mi si risolvesse questo problema. L'altro profilo, altrettanto generico a mio avviso, è che fa riferimento, per quanto riguarda la conferma, dice la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Il principio della legge delega, invece, aveva previsto che in tutti i procedimenti civili il deposito telematico di atti e documenti di parte potesse venire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica. Se io invece leggo l'articolo così com'è, ricado sempre ed esclusivamente sulla posta elettronica. Non ho quindi la certezza di quali possono essere, almeno non concesso che uno voglia andarseli a cercare gli altri sistemi per complicarsi la vita, però non ho la certezza di poterla utilizzare, visto che la previsione esplicitamente parla di conferma, ormai tutti lo sappiamo. Questa disciplina entrerà, questo 196 bis entrerà in vigore il 1° gennaio di quest'anno, per anche i procedimenti pendenti, Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione. Dal 30 giugno 2023, giudice di pace e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Un secondo articolo interessante, ma che a mio avviso ha un riflesso non tanto su di noi, ma sull'ufficio del processo, ma che apre un problema che io non ho visto trattato da nessuna parte, è il seguente. Con 196 setties dice, recita, con decreto del Ministro della Giustizia sono stabilite misure organizzative per l'acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalità telematiche, nonché per la gestione e la conservazione delle copie cartacee. Quindi le simpatiche copie di cortesia che un magistrato vuole, un altro no, dovrebbero diventare istituzionalizzate, almeno a leggere questo. Con decreto di cui al primo comma sono altresì stabilite le misure organizzative per la celebrazione, per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo, eccetera. Perfetto. Non è rivolto a noi avvocati, è rivolto all'ufficio del processo.
altra entità astratta, perché ne abbiamo sentito parlare tutti, abbiamo raccolto anche qualche battuta da parte dei magistrati sulla natura, funzione e ubicazione fisica dell'ufficio del processo, ma io non credo che nessuno di noi, se così non è, alzi la mano, me lo dica, ne prendo atto, abbia già visto. Ma la domanda che io non ho trovato risposta e che faccio eventualmente a chi è più esperto di me proprio in informatica tecnica, non giuridica, è la seguente. Ma quell'antico principio che era la marca temporale, e cioè il valore nel tempo di un atto redatto in forma scusate il gioco di parole, con modalità informatiche, dove è andato a finire? Quando io nella mia modestissima attività universitaria spiegavo come con quella che allora era abbastanza embrionale come trattazione, cioè l'informatica giuridica, parlavo della validità degli atti raccolti interni e normativamente parlando si parlava di una marca temporale che dava la sicurezza dell'integrità del documento nello spazio di 2-3 anni. Dopo, l'obsolescenza naturale di tutti i sistemi informatici portava a non poterne più garantire la protezione. Qualunque nostro telefonino, per quanto bello sia, dopo 6 mesi vecchio. Ecco, io di validità temporale degli atti depositati, validità temporale della firma, non vedo e non sento parlare da nessuna parte. Se l'avvocato del Noce ne sa qualche cosa, alla fine no, magari ne parliamo, se no magari condivide le mie stesse perplessità. Anche questa norma entrerà in vigore il 1° di gennaio con la medesima scansione. Tutti i procedimenti civili, Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione, dal 30 giugno, Giudice di Pace e Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Giudice di Pace non so se si stiano organizzando, eccetera. Comunque, per il 196 Octies invece è inerente al potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico allegati alla comunicazione e notificazione di cancelleria. Questa norma sostituisce l'articolo 16 bis, comma 9 bis del decreto legislativo 179 del 2012. È l'unica vera, non mi ricordo con quale legge è stata convertita, e l'unica novità è che il potere di certificazione viene esteso anche al liquidatore giudiziale, il quale potrà esercitarlo anche con riferimento agli atti allegati alle comunicazioni telematiche. Quindi si amplia sostanzialmente la platea di quelli che possono essere i soggetti che possono certificare. Questa entrerà in vigore invece il 30 giugno 2023 per i procedimenti instaurati dopo tale data. Ci assumeremo tutti, lo vedremo dopo, delle responsabilità da pubblici ufficiali, perché se fino a ieri la nostra funzione di pubblico ufficiale si sostanzialmente espletava nell'autentica della firma, oggi invece si amplia a tutti gli atti che certificheremo, che tutta attività che sicuramente semplifica in modo significativo la nostra attività, ci attribuisce questa responsabilità. Quando penso a queste cose faccio una piccola digressione ludica, mi viene in mente quando una trentina di anni fa che venivano individuati gli avvocati birichini, uno di questi era noto perché si faceva i decreti ingiuntivi in garage. Ecco, adesso l'abbiamo risolto, possiamo certificare direttamente noi. Detto ciò, il 196 novies, che prenderà anche il supposto dell'articolo 16 decies, sempre del decreto che ho citato prima, ribadisce il potere del difensore nei procedimenti di espropriazione forzata, quindi quelli contenuti e disciplinati, quindi
come previsioni normative, mi riferisco al 518, 543 e 547 del codice di procedura civile, di autenticare gli atti che vengono depositati in sede di iscrizione a ruolo. Anche qui non è una grossa novità, lo facciamo già adesso in modo particolare. Io conosco quello per le esecuzioni immobiliari, ma lo facciamo anche per l'iscrizione a ruolo dei PP3. Anche questa sarà una norma comunque che entrerà in vigore il 30 giugno del 2023 e per i procedimenti successivamente instaurati. Quindi ricordiamoci sempre che per tutto il vecchio, anche dopo il 30 giugno 2023, continuerà a valere la vecchia disciplina, cioè sostanzialmente quella che stiamo applicando oggi. Quello che rappresenta invece una novità nel panorama complessivo, anch'essa volta a semplificare, poi farò anche un esempio non digitale ma analogico, è il potere dell'avvocato di attestare il 196 decies. Il potere dell'avvocato di attestare la conformità viene esteso anche all'ipotesi in cui venga trasmessa all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento, di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. Allora, proviamo a fare un esempio pratico per capire quale può essere il riflesso. Oggi, se io ho un mutuo ipotecario munito di formula, e facciamo gli esempi basici, ma che poi sono quelli che rendono in pratica l'applicazione della norma, ho un mutuo ipotecario munito di formula esecutiva, posso fare la danza della pioggia, ma il notaio una copia conforme a quella esecutiva non me la darà mai. Applicano in maniera molto rigida una norma notarile, è una discussione vecchia come il mondo che non si fa più. Come si è superato questo problema? Permettendo, lo prevede cioè ricorrendo a una norma che disciplina l'attività degli ufficiali giudiziari, che gli attribuisce il potere di certificare la conformità degli atti pubblici del quale, nell'ambito del loro mandamento, devono operare notifica. E quindi tu moltiplichi, esattamente come fai con le copie conforme a quella, le copie che ti certifica l'ufficiale giudiziario. La domanda è: con questo sistema, avendo, e lo vedremo dopo, l'ufficiale giudiziario l'obbligo, quando ci sono le condizioni, di notificare anche lui con la PEC, non solo più noi, saremo noi ad autenticare, ritengo personalmente, io così la interpreto, l'atto che manderemo telematicamente all'ufficiale giudiziario, per esempio per la quando si notifica per esempio il titolo mutuo insieme all'atto di precetto, per i mutui ordinari, non per quelli fondiari, ma al netto della distinzione, oggi io unisco il titolo all'atto di precetto, faccio tante copie, le porto dall'ufficiale giudiziario, lui autentica e poi notifica. A questo punto, dovendo anche lui ricorrere con certe modalità, e vedremo quali, alla notifica telematica, io potrò trasmettere all'ufficiale giudiziario la copia che autenticherò io. Io devo dire che queste modalità non ho mai capito se in maniera conforme o no. L'ho già posto in essere in alcune occasioni, non con gli ufficiali giudiziari, ma con le conservatorie, che hanno sempre accettato la copia conforme del decreto ingiuntivo con formula da me autenticato. All'inizio avevano qualche perplessità, poi una volta date due o tre principi normali, non tutte le conservatorie hanno la stessa idea, però una volta forniti i idonei principi, molti conservatori hanno detto sì, avvocato, va benissimo. Vedremo come sarà applicata. Come si certifica? Però, quindi, modalità di attestazione della conformità. Lo disciplina il 196 undecies, che dice che l'attestazione di conformità della copia analogica prevista dalle disposizioni del presente capo è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato congiunto materialmente alla medesima. L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.
non so bene cosa voglia dire. Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione, probabilmente che non deve esserci soluzione di continuità, ma lo vedremo, anche perché a me sembra molto simile alla situazione attuale, però vedremo quale sarà la concreta applicazione. Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della coppia a cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità individuate o stabilite dalle specifiche tecniche del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Non vedo grosse differenze dalla situazione attuale. Se la coppia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notifica. In questa attività i notificatori, che potranno, lo vediamo dopo, con l'aggancio di questa normativa, con la disciplina che autorizza la vecchia legge del 53 del 94, varrà anche per noi avvocati. Quindi avremo questa modalità di certificazione e anche questa disciplina verrà introdotta vigenza dal 30 giugno e varrà per i procedimenti successivamente instaurati. Adesso, lentopede, chiudiamo la parentesi, diciamo, introduttiva del giudizio e andiamo alle modalità di tenuta della udienze. Sono assolutamente d'accordo con Manon, perché è un amico e perché condividiamo questa relazione sul fatto, con l'avvocato del Noce, sul fatto che ci siano tante udienze che erano anni che tutti noi dicevamo che non servivano più. L'udienza di PC è sempre stato, come mille anni fa con il vecchio codice di trattazione, l'udienza di spedizione, si spedisca. Erano tutte cose diciamo che valevano in quel momento lì, ma che oggettivamente con l'evoluzione dei tempi, è anche vero, inciso, che 30 anni fa sulla velocità della giustizia si parlava un po' di meno. Detto ciò, il 196 duodecies dispone che l'udienza di cui l'articolo 127 bis, adesso vedremo che cosa dice, è tenuta con modalità telematica, ovviamente, tenuta con modalità idonea a salvaguardare il contraddittore e ad assicurare l'effettiva partecipazione, non è pubblica e la sua, e quindi è un'udienza, diciamo, non pubblica. Ma come si realizza in concreto questa? Come si realizzeranno in concreto le nuove udienze, diciamo genericamente, da remoto? 127, 127 bis e 127 ter. Queste sono le tre norme fondamentali. Nel 127 è stata introdotta una modifica al fine di dettare una disposizione di principio generale, ai sensi del quale il giudice può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o attraverso il deposito di note scritte, con le modalità disciplinate da 127 bis e ter. Nulla di nuovo da un punto di vista pratico. Le novità stanno però sul come verrà comunicato ciò. Tanto questa 127 bis entrerà, il 127 entrerà in vigore anche qua il 1° gennaio del prossimo anno, con la medesima scansione, primo grado, secondo grado e Cassazione, 30 giugno, giudice di pace, tribunale. Il 127 bis dice, udienza, recita come titolo, udienza mediante collegamenti audiovisivi. Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, parte, pubblico ministero e ausiliari del giudice. Tolti i testi praticamente sempre, ovviamente.
Il provvedimento però, di cui al primo comma, è comunicato alle parti 15 giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte, entro i 5 giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Qui non dice se deve essere motivata la richiesta della presenza o meno, vedremo. Ha buon senso, credo che debba essere motivata, però vedremo. Il giudice provvede nei 5 giorni successivi, con decreto non impugnabile. Qui di valutazione sulla perentorietà dei termini non c'è nulla, quindi dovrebbero essere inde reciproci, potrebbero essere 6 giorni per noi e 6 giorni per il giudice, vedremo. Sulla non impugnabilità del decreto si è discusso semplicemente è stato voluto per non fornirlo come strumento per dilatare in certe occasioni i tempi del processo, con il quale può, con questo provvedimento non impugnabile, anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza. Se ricorrono particolari ragioni d'urgenza del quale il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma sono abbreviati. Non ho capito se siano dimidiati o se l'abbreviazione possa essere anche solo di un giorno. Anche questo entrerà in vigore il primo di gennaio, sempre con le medesime modalità, primo grado, secondo grado, Cassazione, 30 giugno, giudice di pace, Tribunale Superiore delle Acque. Il 127 ter, anche qui processualizza quello che era quella che fino ad oggi abbiamo utilizzato tutti, il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi, dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e da ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Primo problema che credo abbiamo affrontato tutti in questa frangente è la lunghezza delle note, perché tutti noi ci saremmo già trovati a note scritte sotto forma a guisa di memoria, magari di 10 pagine sulle quali non si può replicare. A me è successo, come credo a tutti, qualche volta ho depositato due altre osservazioni successive, perché le mie erano davvero brevi note d'udienza e mi è andata bene, ma non ho mai capito se mi è andata bene perché mi sarebbe andata bene in assoluto o se perché ho avuto modo di replicare. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza, il giudice assegna un termine, questa volta perentorio, non inferiore a 15 giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi anche qui entro 5 giorni dalla comunicazione. Il giudice prevede nei 5 giorni successivi, con decreto anche qui non impugnabile, e in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti dispone in conformità. Quindi sostanzialmente, se c'è un'adesione delle parti, non ci sarebbe più discrezionalità del magistrato nel fissare da remoto, quindi questo è con note scritte, chiedo scusa, quindi questo sicuramente potrebbe facilitare un po'. Il giudice, una volta completato questo iter, dovrà provvedere entro 30 giorni, non perentori, ovviamente. Quindi, permettetemi una modesta, un'educatissima, scivolata polemica, come al solito, solo per noi, per le parti, i termini perentori. Perché dice entro 30 giorni dalla scadenza previste per il deposito delle note. Quindi il giudice avrà 30 giorni e o a secondo del carico di lavoro. Questo noi lo sappiamo, chi si ricorda più che le riserve dovrebbero essere scelte nei 15 giorni. Sì, mi ricordo che c'era scritto, ma non in salvo rarissimi casi, l'ho visto applicato poche volte. Tutto questo, la conseguenza del mancato utilizzo delle note, eccetera, porterà alle conseguenze già attuali. 309,
rifissazione, 309, estinzione e cancellazione da ruolo. Una piccola, anche questa 1 gennaio 2023 con le medesime scansioni di prima, che quindi non ripeto. Mi faccio un'osservazione che contemporaneamente è una domanda. Io negli ultimi anni prove orali ne ho fatte pochissime. Ho accolto con gioia delle prove orali in appello, già di per sé rarissime in appello, che non erano state emesse dal giudice di prime cure, ma dimentichiamo il merito, ed era 3 o 4 anni che non, dal un po' prima dell'inizio della pandemia, che non ne facevo più. E un'altra udienza ordinaria, il tribunale ordinario, ci hanno avuto poco tempo fa, ma sono una rarità, esattamente l'opposto di quello che capitava una volta, dove l'attività istruttoria era un po' il cuore di tutto il processo e nella stragrande maggioranza dei casi, salvo rari casi, i giudici, chi ha qualche anno di professione ricorderà che di solito ammettevano tutto e poi ce lo si giocava in udienza, ma erano abbastanza rara provvedimenti articolati dove respingeva, di solito si ammettono le prove inde, prova contraria, due testi, insomma. Adesso questa roba è sparita, questa modalità processuale è sparita, non so che cosa capiterà, vedremo, era una, adesso che processualizzata anche questa previsione. Ulteriori modifiche che hanno dei riflessi immediati per noi, immediati, pratici, questo però sono dal 30 giugno, e nell'articolo 137 del codice di procedura civile, che parla delle notificazioni in sé, accanto alla parola ufficiale giudiziario viene introdotta la parola o l'avvocato. Quindi stiamo lentamente, ma inesorabilmente scalando un ascensore sociale del diritto. Questa previsione entrerà in vigore il 30 giugno del 2023. Interessante è la previsione del 147 sui tempi della notifica, in quanto la norma ha recepito un problema di limitazione oraria che è stata dichiarata illegittimamente costituzionale, adesso vi dico anche quale norma, dalla Corte con la sentenza 75 del 2019. È stato dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, se volete scriverlo, l'ho detto piano perché è lunghissimo, 16 septies del decreto legge 18 ottobre 2012 numero 179, come modificato nella legge 17 dicembre 2012 numero 221, inserito dall'articolo 45 bis comma 2 lettera b del decreto legge 24 giugno 2014 numero 90, convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014 numero 114. Ho messo più tempo a incrociare tutte queste norme che a preparare la relazione completa. Nella parte, però, andiamo adesso a fare le battute al sodo, in cui prevedeva che la notificazione eseguita con modalità telematica, la cui ricevuta di accettazione fosse stata generata dopo le 21 e entro le 24, si perfezionasse per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione di predetta ricevuta. Quindi ha, diciamo, fatto tirare un sospiro di sollievo. 30 giugno 2023, anche qui per i procedimenti a venire. Con la modifica del 149 bis CPC viene imposto all'ufficiale giudiziario la notifica a mezzo PEC se è un soggetto, il destinatario della notifica, per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica.
diciamo genericamente professionisti e imprese, o di coloro i quali, pur non avendo l'obbligo, abbiano letto un domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3 bis, 1 bis del codice dell'amministrazione digitale, che, senza girare troppo intorno, è contenuto nel decreto legislativo 82 del 2005. Qual è il principio e la ratio che accompagna questa previsione? Sostanzialmente quella della semplificazione, quindi anche gli ufficiali giudiziari dovranno operare con strumenti informatici, mentre fino a adesso, e anzi fino al 30 giugno per i procedimenti ovviamente instaurati successivamente, dovranno adattarsi a questa previsione normativa. Tutto questo che io vi ho raccontato, con l'auspicio di essere stato abbastanza sintetico, sono intorno ai 50 minuti, quindi volgo anch'io verso il desio, ha portato dei riflessi sulla legge 53 del 94, cioè sulla nostra legge che ci autorizza a fare le notifiche in proprio. Su alcuni articoli come il 3 bis non mi soffermo molto perché non hanno portato degli interventi significativi. Leggo invece quella del 3 ter, che sempre della legge 53-94, che crea una sinergia, come si dice adesso, con il codice della crisi, e lasciando personalmente qualche dubbio, ma è anche vero che il codice della crisi è al suo esordio e quindi vedremo quale sarà la sua concreta applicazione. L'avvocato, dice il 3 ter, esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario, due punti, è un soggetto per il quale prevede l'obbligo di munirsi di domicilio digitale. Perfetto. O ha eletto il domicilio con le modalità che ho indicato prima. E fin qui siamo nella normalità. Nei casi previsti dal primo comma, quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di imprese o professionisti iscritti nell'indice INIPEC, per causa imputabile, ho saltato i pezzi normativi per non fare l'elenco del telefono, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, quindi qualora ci siano dei motivi attribuibili al destinatario, il primo che mi viene è che benché abbia l'obbligo non abbia una PEC, gli altri non li ho ancora individuati, anche perché non so con quale criterio noi potremmo certificare l'indisponibilità del destinatario, salvo produrre la fotocopia che scarichiamo dal sito INIPEC, dove non ci sarà, dove potremo individuare non reperito, non individuato. Comunque, l'avvocato lo esegue mediante inserimento a spese del richiedente, anche lì non so come, nella area web riservata, prevista dall'articolo 359 del codice della crisi di imprese dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 14 del 2019, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. Benissimo, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento, alias la antica compiuta giacenza. Quando infine le notificazioni per causa non imputabili al destinatario non è possibile, non ha esito positivo, si esegue mediante la modalità ordinarie. Vorrei, uso il condizionale, capire, e lo capiremo, come concretamente verrà realizzata, perché ripeto, non so cosa sia attribuibile al destinatario se non avere
un domicilio con la PEC, pur essendo obbligato. Concludo, e non ho capito qual è la conseguenza giuridica se io, disattendendo la previsione, notifico normalmente. Nella mia valutazione, ma molto 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 per il momento superficiale, andando a prendere un antico principio, dico: la cosiddetta salvezza dell'atto giuridico, se io ho portato a conoscenza un soggetto e lo provo comunque del contenuto di un atto prima che mi venga dichiarata la nullità, perché qui la norma non parla di nulla, né parla di nullità né parla di giuridica inesistenza, che adesso non devo spiegarlo ai colleghi presenti qual è la differenza tra nullità e inesistenza della notifica, però la norma non dice nulla. Vedremo quale sarà la sua concreta applicazione. L'articolo 4 invece, sempre della legge 53, prevede che l'avvocato o il procuratore legale, munito della procura o dell'autorizzazione, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale direttamente mediante consegna di copia dell'atto al domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale che abbia la qualità di domiciliatario. Anche qui non ci sono delle grosse novità. La previsione dell'articolo 4, che nella sua complessità richiama le previsioni precedenti, fa sì che la consegna dell'atto a mani del domicilio del destinatario è possibile solo se l'avvocato non sia obbligato a eseguirla tramite posta elettronica certificata o mediante inserimento nel web, come ho detto prima. Questa rapido così excursus, che fra l'altro al pari dell'oggetto dell'incontro sono riuscito, cioè quindi con una puntualità pari all'intelligenza informatica, sono riuscito a contenere in 55 minuti, ho cercato in questo modo di riassumere sostanzialmente quelli che sono i punti, non dico fondamentali, ma più significativi del, chiamiamolo, nuovo processo civile telematico. Come tutte le cose che debbono essere ancora applicate, vedremo come troveranno concreta applicazione nella pratica. Concludo riagganciandomi invece al discorso di portata più generale e anche filosofica fatta dall'avvocato del Noc, che, facendo una ricerca per un mio cliente su una determinata cosa, ho scoperto che esiste un Algorand, che dovrebbe essere una società di natura, anzi dovrebbe essere la blockchain, che, leggo testuale, è stata scelta come blockchain pubblica per supportare una nuova piattaforma italiana capace di emettere garanzie bancarie e assicurative tramite DLT. Per buona pace di tutti i problemi connessi alla firma messa sulle fideiussioni, che molto spesso in tante occasioni viene disconosciuta. Detto ciò, come si dice in buon italiano, ringrazio e mi taccio. Grazie Filippo per l'interessantissima relazione, che indubbiamente ha degli moltissimi aspetti pratici con cui dovremmo misurarci, e specie queste cose che hai detto. Noi siamo nella situazione in cui la legge... Specie per quanto concerne il problema delle notifiche, che, come il mio papà mi aveva insegnato tanti anni fa, sono importantissime, ed è importantissimo farle nel modo corretto e senza incorrere in toppi che magari ti facciano poi anche perdere la causa. Quindi occhio alle notifiche, studiamo bene questa norma, perché queste norme sono estremamente pericolose.
Ringrazio moltissimo nuovamente tutti i relatori, i due relatori e anch'io e coloro che hanno seguito sinora questa. Chiedo scusa se intervengo, io ho condiviso la parola chiave sulla chat con l'indirizzo email per l'invio prima della fine del collegamento. Avrei voluto anche condividerla sullo schermo, ma l'ultimo aggiornamento di Zoom non me lo permette, quindi scusatemi. Comunque è indicata in chat e tutti la possono vedere. Se ci sono delle domande, qualcuno può aprire direttamente il microfono e intervenire. Posso fare un intervento velocissimo. Uno è riferito a quello che diceva l'avvocato Vallosio. Sulle notifiche PEC può capitare due fatti che sono successi a me, per esempio PEC piena della controparte, sì. Oppure è capitato anche PEC non rinnovata, per cui sulla visura camerale c'è un indirizzo PEC, ma però in realtà notifica non funzionale. Sì. Un'altra cosa, c'è l'avvocato Caladuò da O che ha chiesto all'inizio sulla responsabilità professionale. Allora, rapidamente, sappiamo che ormai la giurisprudenza dice che noi avvocati abbiamo un obbligo non di risultato ma di mezzi, però questo criterio pian piano è stato anche scardinato, con i medici è stato un po' scardinato certe volte. Allora, se io vado a vedere cosa dice l'articolo 96, l'interpretazione dall'articolo 96 sulla rita tribunale dice che sanziona il comportamento quando si caratterizza per la malafede, e lo escludiamo, o la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori, ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza e prudenza necessaria per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. Allora capite bene che se a un certo punto il sito della Corte d'Appello di Brescia dice guarda che con quei presupposti perdi la causa, io la causa la faccio la stesso, io rischio qua di incappare in questa sanzione. Se poi mutuiamo la responsabilità medica, quello che dicevamo per la responsabilità medica, se in materia extracontrattuale, se io ho colpa grave rispondo e quindi salto il discorso dell'obbligazione di mezzo risultato. Se lo inseriamo nella responsabilità contrattuale, dice io posso evitare la responsabilità, quindi per danni, al di là della sanzione delitto temeraria, la responsabilità per danni se io dimostro che non è per causa non imputabile o imprevisto, imprevedibile e teologicamente irrilevante. Ma se a un certo punto un sito, pensiamo alla materia tributaria, io ho saltato un pezzettino critico, se il sito poi del MEF mi dice che quella causa io la perderò e poi la perdo, rischio anche sotto questo profilo. Tra l'altro, quello che i colleghi tributaristi sono incazzatissimi e sono su piedi di guerra, perché chi è che sta preparando la giustizia predittiva in materia tributaria? Il MEF, e cioè una delle parti. Questo, qui addirittura sarebbe una delle parti che sta preparando gli algoritmi per stabilire se io avrò ragione o torto. Quindi questa sarebbe l'enormità. E faccio anch'io adesso. Rispondo, se ho ancora un po' di tempo, credo all'ordine degli avvocati, se lo posso fare, alle due domande che tu mi hai fatto. Rispondo sulla base di quello che ovviamente io ritengo e sia corretto. Sulla PEC piena, quindi satura, secondo me può, a me è successo come è successo credo a tutti, a parte il fatto che da un punto di vista pratico poi riprovi, ma al netto di tutto ciò, secondo me vale quello che nell'ambito del diritto informatico sta nella distinzione tra conosciuto e conoscibile. E quindi nel momento in cui io ti metto in condizioni di conoscere un fatto e per motivi a te imputabili non lo fai, non puoi ribaltare questa, diciamo, tua inerzia come quelli che cambiavano lì sempre l'indirizzo, ecco. E senza contare che la soluzione
alla PEC piena e o alla PEC non più corretta e non reperita nuova, è risolvibile con le previsioni della notifica ordinaria. Quindi, e in questo caso sarebbero, secondo me, legittimati a non subire, chiunque di noi, non subire contestazioni, perché ci sarebbe la prova del, d'altra parte, esce non recapitata, perché a me era successo in qualche occasione, poi si era, non avevo fortunatamente scadenze, eccetera. Però secondo me la grossa dicotomia sta tra conosciuto e conoscibile, che era un principio, che è uno dei principi che ha sempre accompagnato il diritto informatico. Sì, mi sembra corretto, anch'io la interpreterei così. Esattamente come tu, se tu non vai a ritirare la raccomandata. Certo. Metto in condizioni di farlo, non lo fai. Non lo fai, peggio per te, certo. In maniera processualistica, fatti tuoi. Certo. Non vedo altre domande. Però... direi che era l'unica domanda questa, anch'io sì. Avevo visto sul video, sì. A parte dei complimenti che leggo, che il convegno era molto interessante. Confermo. E quindi. Ecco. Siamo, sì, plurale che vale per tutti noi, siamo tutti molto lieti. Certo, senz'altro. Bene. Direi buona... che... E allora... possiamo... buone feste. Collegamento, salutarci. Io ringrazio ancora tutti a nome dell'ordine e auguro a tutti buone feste. E la formazione continuerà nel 2023 comunque, quindi organizzeremo sicuramente altri eventi anche con la Camera Civile, e anzi sono già in programma nel nostro POF 2023, quindi insomma vi aspettiamo e ringrazio ancora tutti per la partecipazione e per la collaborazione. Grazie a tutti, buona sera e tanti auguri a tutti di buon Natale. Auguri a tutti. Auguri a te. Grazie di nuovo.